Konnichiwa e benvenuti voi qui nel mio canale, sono sempre Giappo Gamer e ben ritrovati tutti quanti voi qui su Niho, re benevolo nel Giappone feudale del 1600 circa. Oggi siamo, come potete vedere, qui nella regione del Sekigahara, l'abbiamo sbloccata, insomma siamo andati avanti nell'ultimo episodio qui di Niho, dove abbiamo combattuto la missione secondaria chiamato Ladro Incorreggibile. Oggi siamo di missione Crepuscolo, lo spiritello agitato, insomma quando sono missioni così crepuscolo abbastanza fattibili come in questo livello in missione 30 con una spada insanguinata, insomma me le faccio volentieri. Ricompensa tazza Ochoco inclinata per 1, legno ottimo per 5, Kozani cuoio ottimo per 5, Umbracite per 1, poi 70.200 soldoni e 14.400 amrita. Bene così, vediamo un po'. Sul next campo di battaglia, infatti, me lo ricordo, percepisco una presenza orrenda, attratto da una forza misteriosa, mi reco ancora una volta in quel luogo. Ok, iniziamo la missione, crepuscolo, per cui, insomma, sì, sarà tosta, ma insomma, sono curioso di quanto sarà tosta, sinceramente. Comunque, si crede che queste rovine, ubicate nelle profondità delle montagne circondate di rupi scoscesi, siano state costruite da un clan un tempo molto potente. Anche dopo la scomparsa del clan, il grandioso altare e le catacombe sotterranee restano impressionanti. Ma senza nessuno che se ne prendesse cura, sono cadute in rovina e adesso non ospitano altro che yokai. A questo punto nemmeno i profanatori di tombe sono inclini ad avvicinarsi. Bene così, continuiamo. Ok, ecco qua, insomma, missione crepuscolo, ovviamente il rosso, colore predominante, guardate qua che roba. No, allora, no, non voglio evocare la spada insanguinata. Ok, da qui, preghiamo. Una preghierina fa sempre bene, ok. Offerta, no, ok, va bene. Infatti poi guardate qua quante tombe insanguinate. Eh sì, due l'allero. No, lasciamo perdere, va. Allora, lì ah, c'è pure il Tengu, eccolo lassù. Tengu bambinone. E no, pure il Tengu, no, che caspita. Dai, vieni qua giù tu, va. Ci sei rimasto? Se ci hai colpito, bastardo, maledetto, cadi giù, va. Ok, crepa così. A due ce ne stanno poi. Il Tengu sta lassù, vediamo un po'. Bastardo maledetto. Ti è becca di questo. Ti è becca di quest'altro. Vai, ti finisco così, va. Ottimo così, bene così, e il Tengu è andato, ottimo, bene bene. Abbiamo tirato una bella, bel pezzo di cacca, di cacca. Allora, vediamo un po' prima che scocciano. Dai, esci fuori. Ok, sei tu. Vieni qua, fatti prendere. Bene così, fatto fuori. Chi è che scocciava? Ah, sei tu? Ok, crepato, bene così. Dai, esci fuori pure tu. Ah, ma siete in due.
Tacci vostri. Dai, coraggio. Ok, bene così. Fatti fuori tutti e due, bene. Adesso possiamo procedere. Poi con là abbiamo fatto fuori l'acciaiere. Si sente lo strimpillatore fin qui. Qua chi è? E la Peppa, tutti. Vabbè, allora fatevi forza. Ok, bene così, ottimo così. Abbiamo fatti fuori tutti, bene. Qua c'è qualcuno? Ah, ok, c'è un qualcosa, bene così. Poi c'è lui. Tempo di cacca. Tempo di cacca. Vai, grandissimo. Così. Vai, incazzati. E incazzati bene. Ok, dammi pure l'elisir. Che qua non si butta niente. Ok, bene. Ok, vediamo un po' chi è. Ah, sei tu. Vai, cadi giù. Così, bravo. Ok, bene così. Eh sì, e che cavolo. Ok, bene, bambinetto andato, bene così. E ok, allora, poi vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Dice in diagonale di là, vediamo un po'. Intanto noi saliamo per di qua. E che cavolo. Ci ha bruciato. Allora, sono due. Ok, vabbè, facciamo così, va. Passiamo da sotto. Allora, qua ci sta lui. L'hai fatti sotto? Vai giù così. Bravo bambino, vai. Ok, bene. Fatto fuori. Tacci tua. E crepa. Oh, mortaccio, mi ha fatto prendere l'infarto. Tacci tua. Maledetto. Allora, vediamo un po'. Beccato. Beccato. Ok, bene così. Falli, ok. E cavolo. Ok, bene così. Allora qua, ok, ci abbiamo lui. Bene. Tiè, cagli giù, va. Tacci tua, t'avevo beccato, eh. E ok, di qua però non si può salire, cavolo. Vabbè. Di qua no. E
Dove caspita stai? E fatti beccare. E crepa. Oh. Bene così. Ah, cazzarola la statua. Tiè. Tacci tua. E crepa. Ok, bene così. Aspetta che arrivo. Bombarolo. Tacci vostri. Liscio. Ok, smembrato. Bene così. Ah, sei tu. Ok, vediamo un po'. Di qua che c'è. Allora, questo qua di fronte a noi, sicuramente illuminato, si muoverà, sicuro. E infatti lo sapevo. Dove stai? Stai lì? Aspetta un attimo che arrivo. E crepa così. Ok, bene. Siete in due. Del ghiaccio. E che cavolo. Oh. Pieno spirito per uno. Bene così. Però sento. Sono spiritello da qualche parte. Sentivo il rumore del Kodama. No. Me lo sarò sognato. No, mortacci tua. Tacci tua. Oh, e crepa. Cazzarone, fate in colpo pure tu, bastardo. Io vi spacca tutti. Oppela. Cavolo. Ok, bene così. Infatti ci sta il rumore. Dove caspita stai? Non lo so, ho sognato. Dove caspita stai, Kodama? Ah, qua vai tesoretto. Ok, bene così. Ok, per di qua. Buoni, mi sei colla. E infatti lo sapevo. Tacci tua. E crepa. Ok, bene così.
E qua ci sta un demone bello grosso. Due demoni. Dacci i vostri. Vai, fatti fuori tutti e due, grandissimo. Grandissimo, mamma mia, che botta di culo. Beh, grande, grazie insomma anche allo spirito guardiano, ovviamente, che è bello potente. Ok, bene così, un bersaglio abbiamo concluso. Bene, quindi direi che la prima parte è andata. Ok, talismani istantanei, bene così. Amulio dell'acqua, bene così, ma lo riesci a prendere? No, devo fare il giro di là. Ok. Quindi andiamo nella direzione opposta e vediamo un po' che caspita troviamo. E che caspita. Allora vediamo un po' qua su. Ah no, qua su direi di no. Ok, qua riusciamo. Ok, qui bisogna affrontare. I due bambinoni, cavolo. Però vediamo un po', magari. Facciamoci qualche spada insanguinata, va? Vai, tu, l'elo 57, dai, così almeno. Ci facciamo un po' di esperienza in più. Vai, cadi giù. Vai così, riempiamoci di amrita. Ok, bene così. Così con lo spirito del, lo spirito guardiano, vediamo un po' di farli fuori. Due, porca la miseria, poi. Tiè. Tiè, vai così con la cacchetta. Sì, poi. Vai, fatti sotto. Sì. Tira la roccia. Ok, bene così, fuori uno. Benissimo così, bene così. Ed eccolo al secondo bambinone. Aspettiamo che cala giù, va, vieni qua, va. Ah, poi là c'è uno, ok. Dacci tua. Dai, fatti sotto. Dai, fatti sotto. Sì. Ok, bene così, anche lui è andato. Ottimo così.
Si sente lo strimpellatore fino qua. Quello che strimpella. Strimpellatore. Allora, vediamo un po' un attimo solo. Allora, c'è qualcosa di prestigio? No. Però equipaggiamento, scelta rapida 1. Scelta rapida 1, sì. Vai, e Orokudama. Ok. E Kayakudama, tutte e due, va. Ci riempiamo di bombe. Vediamo un po' se quello lo becchiamo. Beccato, bene così. No, ancora un altro Tengu. Ma che palle. Vabbè, aspettiamo un attimo di ricaricarci a dovere per affrontare questo Tengu. E vediamo un po'. Ti è becca di questo Tengu. Bastardo maledetto. E crepa, ok. E che caspita. Bene così. Adesso andiamo dentro questo ex tempio. Insomma, ormai era un tempio però. Ok, vediamo un po'. Ci sta pure qualcosa di demoniaco là dentro. Vediamo un po' qualcuno. Ah, ci sei tu. Crepa, va. Ok, bene così. Ah, ci siete voi. Vai, uscite fuori. E la peppa. Bastardo. E becca di questo. E crepa. Oh, sì, yatta. Missione completata. Bene così. Benissimo così. Vai avanti, andiamo avanti. Ma sì, dai. Lasciare la missione e tornare al punto di partenza. Puoi procedere? Assolutamente sì. E mamma mia ragazzi, altra missione crepuscolo andata, insomma, ma obiettivamente non era nulla di proprio di difficilissimo o di complicatissimo, diciamo. Ma una missione comunque crepuscolo di tanto, quando è prente fattibile così, ve la consiglio vivamente. Ok, l'angoscioso cielo purpureo si è rischiarato, la pace è tornata in questi luoghi. In quella terra pare che i demoni si aggirino al crepuscolo. Sicuro che una battaglia ancora più feroce mi attendesse più avanti, mi allontanai. Ok, bene così. È rimasto ancora lo spiritello agitato, va bene, non hanno ancora aggiornato, va bene, ok. Comunque con altre ricompense mi pare, va bene, ok. Fatemi dare una salvata, allora quindi. A questo punto non rimane nient'altro che la missione principale, Fiamma Immortale, ma lo vedremo nel prossimo episodio di Nioh. Per quanto riguarda questo episodio di Nioh, io vi invito a lasciarmi un bel like, un commento, una condivisione con i vostri amici per far conoscere Giappogame in lungo e largo. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti, seguitemi nei miei vari social, mi trovate un po' dappertutto. E io vi ringrazio, vi saluto uno a uno per essere stati fin qui, dal vostro Giappogamer è tutto, sayonara e ai prossimi episodi!